sempre Manglioni. Crediamo molto nella lettura condivisa. La lettura individuale è già un valore da coltivare, assolutamente, ma il progetto parte proprio come progetto di lettura condivisa. Il Comune di Taranto quest'anno sposa Taranto Legge, un'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole tarantine. Sì, l'abbiamo sposata immediatamente, mi sono innamorato di questo progetto, ho già fatto il titolo, non si può prescindere dall'innamorarsi di questo titolo, Taranto Legge, soprattutto non si può prescindere dal fatto che questo progetto mi sia stato presentato da un gruppo di insegnanti entusiasti. E questo vuol dire che insomma nella scuola qualcosa di buono ancora c'è, quindi laddove ci sono delle idee importanti, belle, costruttive per i ragazzi, che coinvolgono i ragazzi, in questo caso l'amministrazione comunale non può non essere presente, soprattutto non potevamo non sposarla. L'abbiamo sposata in toto, dando la possibilità insomma, di questi incontri di farli sia a Palazzo Pantaleo che al Teatro Fusco, e acquisteremo anche, siamo presi l'impegno anche di acquistare con grande piacere dei libri che poi saranno donati ai ragazzi, insomma, perché abbiano la possibilità non soltanto di partecipare agli incontri con gli autori e ai dibattiti, ma anche poi di leggere il libro, magari stimolati dagli incontri. Significativa e importante l'apertura del Teatro Fusco, il teatro comunale, agli studenti delle scuole di Taranto. Sì, significativa perché il Teatro Fusco, in quanto teatro comunale, deve essere questo, ed è il motivo per cui abbiamo fortemente voluto tenerlo come teatro comunale, gestirlo noi e non darlo in gestione a qualcun altro, perché in questo modo abbiamo la possibilità di dare spazio ad iniziative importanti come queste, soprattutto quando sono aperte ai ragazzi. Questa cosa, come dicevo appunto l'assessore prima, la si capisce nel tempo, è una ricchezza immensa. Si impara tanto, si impara a studiare, si impara a parlare, si impara ad affrontarsi con le persone. E la novità di quest'anno è proprio quella di vedere declinata tutta la rassegna sul territorio e soprattutto nella collaborazione tra istituzioni. Un progetto a cui tenevamo con tanta passione e che finalmente siamo riusciti a perseguire, che ci vede presenti per la prima volta alle scuole a Taranto dentro il nuovo Teatro Fusco. Gli autori invece che parteciperanno a questa nuova edizione quali sono? Quest'anno abbiamo invitato Alessandro Cobianchi e Nadia Terranova, sono scrittori che vantano già altre opere pregresse, quindi comunque sono già conosciuti nel panorama nazionale letterario. Sono giovanissimi scrittori, ma sicuramente apprezzabili. L'uno ha creato per noi una bellissima opera mista di prosa e versi, l'altra invece è una vera e propria storia che parla di memoria e identità e sposa benissimo il tema di fondo di tutta la rassegna di Taranto Legge. Un incentivo alla lettura per gli studenti? Assolutamente sì, li stiamo educando e rieducando all'apprezzamento della lettura come una buona pratica di formazione e di educazione. Ecco, quali riscontri ottenete da un punto di vista dell'interesse anche didattico di queste iniziative? Il riscontro c'è perché sono loro a chiederci quasi ogni annualmente questa partecipazione al progetto, e poi la passione per le proposte che facciamo di lettura e altre che arrivano anche personalmente da loro.